Rinnovo l'appello a impegnarsi per salvaguardare la nostra casa comune. Serve la volontà reale di affrontare alla radice le cause degli sconvolgimenti climatici in atto. Non bastano impegni generici, parole. E non si può guardare solo al consenso immediato dei propri elettori o finanziatori. Occorre guardare lontano, altrimenti la storia non perdonerà. Serve lavorare oggi per il domani di tutti. I giovani e i poveri ce ne chiederanno conto. È la nostra sfida. Prendo una frase del teologo martire Dietrich Bonhoeffer: la nostra sfida oggi non è come ce la caviamo, come noi usciamo di questo. La nostra sfida vera è come potrà essere la vita della prossima generazione.